il motivo di questo incontro, di questa fiaccolata e della veglia che faremo è l'unità, è la preghiera. L'unità che supera le divisioni, che accoglie le varie istanze presenti in questo momento grave della nostra città. La situazione è molto grave, le domande molte volte appaiono come antagoniste, una cosa contro l'altra. Quello che noi vogliamo chiedere in questo momento è allo stesso tempo la difesa del posto del lavoro, la difesa dell'ambiente, la difesa della vita, della salute. Siamo su via Orsini, dove fra qualche minuto dovrebbe transitare il corteo voluto dalla comunità cristiana della città di Taranto. Corteo che è capeggiato da Monsignor Filippo Santoro, che è rientrato in tutta fretta dal Brasile proprio per presenziare questo grande e importante momento di preghiera di tutta la comunità. Questo corteo praticamente inizia un periodo molto caldo per la città di Taranto, perché molte associazioni, i sindacati si sono organizzati per dimostrare, per avanzare le loro proposte di una situazione che ormai ha preso una brutta piega. Comunque vada, tra le due ragioni principali, tra l'ambiente e il lavoro, se dovesse prevalere o una o l'altra, a perderci sarebbe soltanto la città di Taranto. Domani è atteso questa grande manifestazione voluta dai sindacati confederali. La città è presidiata dalle forze dell'ordine, verranno delegazioni da altre città che hanno in comune con Taranto la siderurgia. C'è anche il pericolo, come paventato da una associazione ambientalista, di possibili infiltrazioni di fomentatori, di provocatori, di sobillatori. Chiaramente l'intento è che ognuno faccia valere le proprie ragioni, che la città di Taranto possa esprimersi e che nessuno si faccia male. Del gran regalo che ebbi quel dì, che dissi al Signore così: camminerò nella tua strada, Signore, dammi la mano. È un corteo molto più lungo di quello che si poteva prevedere. Evidentemente la comunità tarantina ha compreso il senso del dramma di questa città. Ormai tutti si sono creati una coscienza ambientalista, ormai tutti quanti hanno la consapevolezza che questa industria è troppo vicino, è troppo grande alla città. Quindi ognuno con le proprie modalità è sceso per strada e sta facendo atto di presenza proprio perché vuole dimostrare di essere parte in causa.